Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti alla prima conferenza del ciclo Il corpo illustrato, il corpo misurato, organizzato dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, in particolare dalla sezione didattica, che ringrazio. Sono qui presenti le colleghe Maria Paola Masini, Silvia Mascalchi, Maria Letizia Regola e forse altre colleghe operatrici che saluto e ringrazio, insieme con il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, che per il terzo anno è co-organizzatore di questa bella iniziativa che fa capo al Rondò di Bacco e che è aperta a professori, studenti, studiosi e pubblico in generale. Il tema prescelto quest'anno, e che tra poco darei il via appunto alla conferenza con la prima del professor Giuseppe Andreani, che ringrazio per essere qui a rompere il ghiaccio e a darci questo primo sicuramente interessantissimo approccio al tema, e è stato scelto con direi una ampiezza di vedute che promette di rendere l'intero ciclo, anche grazie agli argomenti stimolanti e ai conferenziari prestigiosi, un vero arricchimento per chi potrà trarne vantaggio presenziando al maggior numero possibile di queste conferenze. Il corpo, inutile negarlo, è al centro della nostra sensibilità, della nostra attenzione, della nostra vita, è al centro delle arti, è al centro delle scienze ed è un centro mobile, per così dire, poiché attraverso i secoli i modi per considerarlo all'interno delle diverse fasi storiche, delle diverse etnie, delle diverse religioni è mutato, a volte bruscamente, a volte impercettibilmente, dettando di volta in volta riferimenti e canoni variabili. Quindi sono molto davvero interessata a seguire il più possibile il corso, poiché vedo che la varietà degli approcci che i conferenzieri possono presentare al pubblico ci permette di considerare il corpo nella sua realtà fisica e nella sua trasposizione in materie diverse, a partire dal disegno, attraverso la misura, a partire dalle arti plastiche e decorative, che darà indubbiamente a tutti noi maggior consapevolezza rispetto al patrimonio artistico e culturale che abbiamo ereditato, ma anche alle dialettiche dell'arte contemporanea, anche al modo nostro stesso di porsi ognuno al centro del proprio universo entro la società. Non dimentichiamo che proprio una grande icona che è andata poi a connotare il verso della moneta europea di un euro è quell'uomo vitruviano misurato, ricondotto al schema geometrico della sua possibilità di iscrizione entro forme regolari, cerniera tra il microcosmo dell'individuo e il macrocosmo del mondo percettibile, misurabile, sul quale esercitare capacità di conoscenza e, ove possibile, di dominio. Dunque è un grande, grandissimo tema che ha intrigato e spesso eluso gli artisti. Pensate a Michelangelo, che si permette di dire di Dürer: beh, lui ci ha provato a prendere le misure della bellezza, ma non serve a niente, perché la bellezza è qualcosa che non si misura, o non lo dice con queste parole, ma il concetto alla fine è questo. E quindi nella storia vedremo quante volte si è alimentata la visione proporzionale, numerica, canonica del corpo e quante volte invece si è optato per una resa soggettiva che di volta in volta desse conto della meravigliosa varietà del creato. Con il tema davvero le colleghe e tutti coloro che torno a ringraziare, che partecipano come co-organizzatori e come conferenzieri, ci offrono, io credo, un grandissimo spunto che non cesserà anche dopo la fine di questo ciclo di conferenze di richiamare la nostra attenzione, curiosità, riflessione e autocoscienza. Grazie. Prego il professor Guido Chelazzi introdurre i suoi saluti. Buonasera, il mio sarà un brevissimo saluto, non mi siedo per essere ancora più breve, e così potrò non portare via tempo al
conferenza che si preannuncia molto interessante del professor Andreani. Il saluto comunque lo porto volentieri perché è con grande convinzione e entusiasmo che per la terza volta il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, che rappresento, partecipa all'organizzazione di questi interessanti cicli. Il primo aveva come soggetto, è una tematica naturalistica, il primo aveva come soggetto il mondo dei minerali, il secondo quello delle piante, dei giardini, e adesso facciamo sul serio, insomma, andiamo direttamente ad uno degli emblemi, delle icone più intriganti sicuramente del mondo della fantasia, dell'arte, della letteratura, ma anche della scienza. Corpo umano, che è qualcosa che inevitabilmente ci accompagna dalla nascita alla morte, col quale abbiamo sempre, no, direttamente un riferimento, però è una grande galassia ancora completamente da scoprire, se vogliamo, da tutti i punti di vista. Dal punto di vista degli infiniti significati e degli infiniti messaggi che può trasmettere, mai identici a se stessi, sempre mutevoli, ma anche dal punto di vista, perché no, scientifico, naturalistico, il modo di percepire, concepire e descrivere il corpo umano anche dal punto di vista scientifico è qualcosa che è in perenne mutamento. E dunque è un argomento molto, molto stimolante questo, e devo dire che anche il titolo è molto bello. E il Museo di Storia Naturale ha voluto dare un suo, appunto, convinto contributo, e lo ha fatto anche così, partecipando con i propri operatori, diciamo, a questo ciclo di bellissime 14 conferenze, molto ricco poterlo seguire. Chi di voi potrà seguirle tutte può ritenersi, credo, fortunato, perché è una messa a punto straordinaria delle differenti prospettive, dei differenti punti di vista con i quali si può guardare oggi al corpo umano. Per gli argomenti trattati, diciamo, dagli esperti del museo sono sostanzialmente quelli legati ad alcune delle nostre collezioni, no? Poi collezioni naturalmente ceroplastiche, che sono un trionfo di corporeità, e quindi qui avremo una conferenza della dottoressa Claudia Corti sulle cere anatomiche della specola, poi Donatella Lippi, che è responsabile della parte, diciamo, della nuova, quasi nuova, no? Una sezione biomedica molto giovane, la settima stella di questa piccola galassia che è il nostro museo. E poi avremo due interventi delle due curatrici dell'antropologia ed etnologia. Anche quello è un tesoro di corporeità espressa, di corporeità rappresentata soprattutto. Ecco qua. E allora io credo che, oltre a questo programma di conferenze, poi sarà interessante, anche utile, organizzare magari degli incontri, non li voglio chiamare seminari, ma sicuramente degli incontri. E in questo senso io offro senz'altro fin da adesso la disponibilità di tutto il nostro personale a seguire e illustrare delle visite ad hoc per questa classe di insegnanti e di studenti, appunto alla sezione biomedica di Careggi, al Museo di Antropologia e al Museo della Specola qui vicino, per poter vedere queste bellissime cere anatomiche. Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, ringrazio la dottoressa Cristina Cidini naturalmente, e vi auguro di poter godere di questa straordinaria opportunità. Grazie. Grazie ancora alla dottoressa Cristina Cidini e al professor Guido Chelazzi
per averci portato il loro saluto e in qualche modo aver avviato questi incontri che, come avrete visto dal programma, si protrarranno fino alla metà di aprile. E adesso ho il piacere di invitare il professor Giuseppe Andreani, appunto direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, a tenere la sua conferenza, e lo ringrazio. Da parte anche delle mie colleghe, in particolare di Silvia Mascalchi, che veramente si è impegnata e ha amato, devo dire, questo tema e ha cercato di svilupparlo in tutti questi aspetti, in collaborazione anche con, adesso non lo vedo, il collega Confraviano Fanfani, eccolo, che è lì, e devo dire che questo è il risultato di un lavoro lungo, appassionato, e li ringrazio ancora molto. Non vi nascondo una certa emozione e un qualche imbarazzo a trovarmi qui oggi a dare l'incipit a questo ciclo alquanto impegnativo di incontri promosso dalla sezione didattica del Polo Museale Fiorentino in collaborazione con il Museo di Storia Naturale, che ringrazio sentitamente per l'invito rivoltomi. Su una tematica tanto affascinante quanto complessa, che va a toccare una delle corde più sensibili del rapporto fra l'arte e il corpo umano, soggetto privilegiato, lo ha evidenziato la sovrintendente, soggetto privilegiato addirittura fin dall'atto di nascita della rappresentazione artistica, secondo la nota leggenda pliniana. E davanti a un uditorio non meno esigente di una classe di studenti d'accademia, ho scelto di questo tema guida, il corpo illustrato, il corpo misurato, un argomento con cui ho avuto la fortuna di familiarizzare per 39 anni come docente di anatomia artistica nell'Accademia di Belle Arti. E sono perfettamente consapevole che si tratti di argomento vasto e articolato, quello del dialogo fra arte e scienza sullo sfondo dei rapporti tra anatomia e corpo umano, articolato anche sotto il profilo storico, almeno tanto quanto la storia delle Accademie di Belle Arti, e quella di Firenze peraltro vanta in merito un indiscusso primato, almeno a livello europeo, ma articolato anche dal punto di vista teorico ed epistemologico, perché forse caso unico nel sapere artistico, ne va dello stesso fondamento dell'anatomia come disciplina d'accademia, porsi quale linea di confine o come crocevia fra il luogo dell'arte e il luogo della scienza. Aspetto che vanta peraltro una letteratura assai ampia, dalla trattatistica sulle teorie dell'arte del Cinquecento e giù fino ai nostri giorni, unitamente a una dovizia di documentazione in mostre e cataloghi anche recenti. Mi limito qui a citarne tre fra le più belle ed interessanti. Rappresentare il corpo, Bologna 2004, Figure du corps, Parigi 2008, e La bella anatomia, Firenze 2009. Allora, un po' per evitare anche la banalizzazione di una sintesi del già detto e il già visto, proverò invece a proporre uno svolgimento del tema delimitandolo a tre scenari possibili. Mi piace pensare a una sorta di pièce in tre atti, uniti dal tema del dialogo fra arte e scienza, corpo e anatomia, dove tuttavia il discorso non si snoderà
linearmente nelle forme di una narrazione organica, procedendo invece secondo lo schema retorico del quesito e della risposta, che lascia all'uditore parte attiva di riunire e completare il quadro complessivo del ragionamento. E proverò a ipotizzare questi scenari come una sorta di partita di tennis giocata tra l'Italia e la Francia, Firenze e Parigi. Arbitro, per continuare la metafora sportiva, la Grecia, dal momento che proprio in Grecia ha preso avvio un certo modello di rappresentazione artistica del corpo umano che trova fondamento scientifico in una teoria della proporzionalità tale da costruire le regole di un vero e proprio canone, a dispetto di una ricerca anatomica scarsamente scientifica, almeno in termini moderni. Che poi la cultura greca abbia elaborato la prima formulazione del concetto di bellezza e che tale concetto si trovi operante nell'opera d'arte non è del tutto indifferente rispetto al canone della rappresentazione del corpo umano, tanto più che l'idea greca di bellezza è connessa a una condizione di completezza e di integrità. Bello è ciò che non manca di nulla e pertanto è perfetto, nel senso aristotelico di ciò che è compreso entro dei confini. Possiede limiti determinati, rileva Umberto Curi. Il bello è tale per grandezza ed ordine, proferisce Aristotele, dunque perfezione che indica finitezza e determinatezza, quella di un bel corpo, di un bell'oggetto, di una bella natura. E alla bellezza, sempre in ambito greco, appartiene anche una particolare forma del tempo, che non è l'immutabilità né la fissità eterna, ma che è definito kairos, il tempo opportuno, un tempo che Platone fa balzar fuori come una scintilla improvvisa e che è al di fuori di ciò che non muta, ma anche della semplice successione. Tucidide parla del balenare improvviso della bellezza. Allora, incardinata nell'idea di compiutezza e di tempo opportuno, la bellezza greca non si traduce in gusto soggettivo quanto in una struttura oggettivamente individuabile, dice ancora Umberto Curi, che discende, conclude, da un'adeguatezza ad una misura costruita dall'interazione fra compiutezza ed extratemporalità, da cui discendono l'armonia, la simmetria, la proporzionalità. Allora, terminata questa digressione preliminare, l'interrogativo cruciale posto da Andrea Carlino in apertura del suo saggio sulla distinzione anatomica nel XVI secolo, nell'anatomia in Michelangelo dalla realtà all'idealità, l'interrogativo: a che cosa serve l'anatomia agli artisti italiani del XVI secolo? Anche alla luce dell'insistenza con cui Vasari aveva sottolineato nelle sue Vite l'importanza delle conoscenze anatomiche acquisite dagli artisti e in modo particolare da Michelangelo, pare trovare quell'interrogativo una prima risposta nei programmi nascenti delle accademie. L'istituzione dell'Accademia e Compagnia delle Arti del Disegno di Firenze nel 1563, nata dalla precedente Compagnia di San Luca, la cui fondazione risaliva al lontano 1339, risponde infatti al modello formativo vasariano
costruito attorno alla centralità del disegno, la cui acquisizione passa anzitutto dallo studio del nudo, secondo il modello vivente, che si intreccia con lo studio delle statue antiche, e il trait d'union tra l'uno e le altre per il raggiungimento della perfezione massima è garantito proprio dallo studio dell'anatomia, attraverso la dissezione che, come sostiene Vasari, permette di conoscere la posizione delle ossa, dei muscoli, dei nervi e di tutti gli elementi dell'anatomia. Lo statuto dell'Accademia è a questo proposito chiaro: si faccia in Santa Maria Nuova un'anatomia a beneficio dei giovani dell'arte del disegno, alla quale tutti debbano essere chiamati. Qualche anno dopo, siamo nel 1567, Vincenzo Danti, che da lì a poco sarà il fondatore dell'Accademia del Disegno, del disegno di Perugia, nel 1573, nel primo libro delle Perfette Proporzioni, enumera le regole da osservarsi per la corretta rappresentazione del corpo umano a partire dall'osservazione della perfetta composizione delle parti delle membra, così come si conviene all'unità e alla totalità della figura secondo i criteri della proporzione. Per raggiungere tale risultato è necessaria la pratica anatomica della dissezione, che gli conferma di aver praticato su oltre 83 cadaveri. Dal momento che la rappresentazione della figura umana è quanto di più complesso e difficile possa esistere nell'ambito dell'espressione artistica, emerge allora l'urgenza di un'approfondita cognizione del corpo che solo l'anatomia può garantire, proprio sull'esempio dei medici, anche per giungere alla conoscenza delle perfette proporzioni. E l'Accademia Vasariana rappresenta un passaggio metodologico-culturale cruciale nell'ambito delle arti. Viene istituzionalizzata la regola e con essa il codice e il paradigma. L'Accademia infatti non è l'inizio, ma è il punto di arrivo, la conclusione di un percorso che ha portato il disegno a rappresentare la centralità delle arti, della pittura, della scultura, dell'architettura, attraverso i tre principi dello studio del nudo, dello studio delle statue antiche, dello studio dell'anatomia umana. L'Accademia del Disegno funge quindi da collettore, da raccoglitore e da codificatore dei processi culturali che sono andati storicamente maturandosi e sedimentandosi nei diversi saperi, sia scientifici che artistici. E non è casuale che proprio a Firenze si concentri l'attenzione sull'anatomia da parte degli artisti, considerato che il capoluogo toscano è stato cuore e centro di quella rivoluzione rinascimentale condotta in nome dell'umanesimo, che anche etimologicamente chiama in causa l'uomo nella totalità delle sue significazioni, dunque anche in quella fisico-corporea. La conoscenza del corpo umano rientrava così tra le finalità del nuovo quadro, al contempo epistemologico ed estetico, che il Rinascimento, a partire da quello fiorentino, aveva posto in essere fra il XV e il XVI secolo. E per raggiungere tale obiettivo l'anatomia era chiamata a partecipare a questo processo, rinnovando profondamente i suoi secolari e tradizionali fondamenti galenici, le sue metodiche operative scientifiche, per avviarsi verso la scoperta dell'interiorità del corpo, in quanto scienza dell'apertura, dal greco anatemnein, capace di penetrare nel segreto della corporeità per portarlo alla luce, anche fisicamente, parlando dal buio in cui giace, quindi per mostrarlo, rendendolo trasparente, per ricercare sotto la superficie la verità costitutiva dell'organismo umano. Ne discende allora che nel contesto rinascimentale dell'armonia dei saperi
L'azione anatomica che scruta il corpo attraverso la dissezione non è unicamente atto medico-scientifico, ma anche filosofico, il disvelamento della verità, e artistico, la corretta rappresentazione iconografica della verità anatomica attraverso il nudo. Ben sapendo che essa resta sgradevole e in un certo modo non innocente, anzi, vero e proprio motivo di scandalo, se è vero che l'esibizione dell'interno è uno schiaffo all'intimità. Una vera e propria rivoluzione scientifica si era affacciata verso la metà del 1500 sulla scia dello spirito rinascimentale e del nuovo metodo epistemologico e sperimentale che andava affermandosi. Dall'uomo al centro dell'universo, all'indagine sull'uomo al centro del sapere, il passo era breve. E più breve ancora era il passo dall'indagine scientifica sull'uomo a quella sulla fisicità del corpo umano, sulla sua struttura, sui suoi misteri che ancora giacevano nell'interno dell'organismo. Tanto più che presso le università e le corti era andata formandosi una nuova generazione di medici, ricercatori e studiosi di medicina che aveva assorbito uno dei momenti chiave del Rinascimento, ossia la riscoperta della cultura classica e dei manoscritti originali dei saperi medici dell'antichità, da Aristotele a Galeno a Celso, e che era destinata a rinnovare profondamente la filosofia e la scienza naturale, le conoscenze della medicina e dell'anatomia umana e la relativa trattatistica. L'ufficializzazione della pratica dissettiva rispetto a pregiudizi e presunti veti morali, ricordo il De Testande Feritatis di Bonifacio VIII del 1299, aveva aperto intere autostrade alla ricerca anatomica emblematicamente simboleggiata da Vesalio e dalla sua fabbrica del corpo umano, esempio straordinario della nuova prospettiva aperta dall'anatomia. Eppure, uno dei punti più controversi del dibattito sul corpo condotto dall'anatomia e dall'ambito della ricerca medico-scientifica rinascimentale riguarda proprio il rapporto fra l'auctoritas dei testi e il metodo di applicazione sperimentale fondato sulla dissezione del corpo. Pratica che sanciva l'elevazione dell'anatomia a scienza, soprattutto per opera di illustri anatomisti italiani, Mondino de Liuzzi, Berengario da Carpi, Alessandro Benedetti, Alessandro Achillini, Realdo Colombo, per non parlare del celeberrimo Andrea Vesalio, fiammingo d'origine, ma per lunghi anni illustre anatomista presso le università di Bologna, Padova e Pisa, oltre che Parigi. Ma quella che appariva, e così lo era infatti, una rivoluzione senza precedenti nella storia della scienza e che finiva per coinvolgere massicciamente l'arte e gli artisti, ossia la pratica dissettoria e l'epistemologia ad essa soggiacente, si pensi allo strepitoso successo del De Humani Corporis Fabrica, non solo in ambiente medico-scientifico, ma propriamente artistico, grazie all'apparato determinante della nuova iconografia anatomica ad opera di Stefan van Kalkar. Sicché le 300 figure che accompagnano i 7 libri del trattato vesaliano trasformano un discorso scientifico di alto profilo e di indiscussa portata in un colossale memento mori, tanto più inquietante per l'immaginario a motivo della qualità stessa delle illustrazioni, qualità fino allora ineguagliata. Il successo della fabbrica e delle sue tavole anatomiche risulta immediato e duraturo. Le illustrazioni vesaliane vengono copiate in tutta Europa fino al Settecento. Addirittura una copia viene rintracciata entro un trattato giapponese. E continue pubblicazioni riprendono in modo totale o parziale la sua iconografia. Morwenna Joly ne cita 27 nella sola Francia,
fra il 1560 e il 1798. Ebbene, quella rivoluzione trovava un primo originario, ancorché modesto, antecedente in un'opera di anatomia niente meno che del VII secolo, di Giovanni d'Alessandria, il commentario al trattato sulle sette del notorio medico filosofo naturalista e anatomista del secondo secolo Galeno di Pergamo, commentario che sarà poi tradotto nel XII secolo da Burgundio di Pisa. Ebbene, in quel commentario si trova una prima definizione di anatomia quale apertura accorta e chiarificatrice delle cose che sono nascoste all'interno del corpo, che in fondo era la traduzione arricchita e compiuta del greco anatemnein, ma che diventava concetto strategico perché desumeva in qualche modo ante litteram la pratica dissettoria quale elemento fondante e portante dell'anatomia. Non a caso quell'espressione veniva ripresa dalla trattatistica anatomica al volgere tra il XV e il XVI secolo. La cita Alessandro Achillini nelle sue annotazioni anatomiche del 1520 e usa la stessa definizione Gabriele Zerbi nel libro di anatomia del corpo umano del 1502, così come Berengario da Carpi nei commentari all'anatomia di Mondino de Liuzzi. Ma la differenza vuole che Giovanni d'Alessandria veniva dalla stessa città in cui avevano operato due famosi medici già nel III secolo a.C., Erofilo ed Erasistrato, fondatori dell'illustre scuola anatomica di Alessandria d'Egitto e innovatori radicali della tradizione della metodica della medicina ippocratica attraverso l'introduzione dell'esame autoptico, della dissezione e addirittura della vivisezione sui corpi umani, in risposta al rilievo aristotelico circa l'inutilità della pratica dissettoria dal momento che il corpo morto non corrispondeva affatto a quello vivente. Anche allora il dibattito interno al mondo medico-scientifico si presentava alquanto conflittuale. Se la scelta della setta degli empirici contestava le procedure dissettorie in nome della semplice osservazione clinica del corpo umano, la contestazione coinvolgeva un nodo epistemologico centrale, già che respingeva la costruzione di un sistema medico razionale imperniato sulla ricerca delle cause recondite, resa impossibile a motivo delle alterazioni prodotte dalla morte nell'organismo. Sicché la conoscenza del vivente non poteva poggiarsi su una conoscenza del cadavere. Se poi l'esperienza della scuola anatomica d'Alessandria si chiude rapidamente, se la tradizione greco-ellenistica e galenica mantiene intatta la sua autorità nell'ambito dell'epistemologia medico-scientifica, se per nove secoli resterà intatto l'enigma della pratica dissettoria quale pratica necessaria alla conoscenza oggettiva e certificata del corpo umano, forse più che ai divieti e ai pregiudizi morali e religiosi pur presenti in tutto il lungo Medioevo, si dovrà fare riferimento ad altre cause, una delle quali è tutta interna al sapere medico, addirittura nel contesto europeo del periodo medievale, ossia il riconoscimento della chirurgia e delle tecniche chirurgiche, entro cui si colloca l'anatomia, come pratica scientifica. Chiedo scusa. Perché se la medicina definisce il proprio statuto scientifico da arte medica a scienza della medicina, appunto, in forza di un presupposto di carattere teorico, la medicina è un aspetto, una forma della filosofia naturale, non è tuttavia disposta a cedere tale riconoscimento a una pratica amanuense,
perché la chirurgia è un'arte puramente meccanica, come dimostra la sua stessa derivazione etimologica, care, mano, urgia, lavorazione. Ergo, il chirurgo è colui che opera con le mani. E qui si crea uno strano parallelismo, perché mutandis si tratta in fondo dell'analogo pregiudizio teorico che inficiava il riconoscimento della pittura e della scultura ad arti liberali. La pura pratica manuale sanzionava la loro collocazione tra le arti meccaniche proprio fino al Rinascimento. Addirittura nel XIII secolo gli statuti di alcune università imponevano agli studenti di medicina il divieto della pratica chirurgica manuale. Emblematico è il caso della facoltà di medicina dell'Università di Parigi, che nel 1408 vieta a Giovanni da Pisa, in procinto di diventare maestro di medicina, di operare manualmente, ritenendo, cito testualmente, disonorevole per un maestro in medicina operare con le mani. Avrebbe avuto un bel dire allora Henri de Mondeville nell'argomentare le ragioni del chirurgo, difendendo le sue conoscenze teoriche e riconoscendo la dignità dell'operatore amanuense quale egli era. L'insegnamento medico universitario lo escludeva. Addirittura vi fu chi, come Guy de Chauliac, distingueva due chirurgie: una che insegna sulla base di radicate conoscenze teoriche, e qui conviene il nome di scienza chirurgica, avente dignità universitaria; l'altra, consistente nella pratica manuale, alla quale conviene propriamente il nome di arte, che viene sistemata da Aristotele fra le arti meccaniche. Ma basta osservare l'iconografia anatomica della scena di dissezione che illustra la prima edizione dell'Anatomia di Mondino all'interno del Fasciculus Medicinae di Chetam, e siamo nel 1494, per avere idea dell'organizzazione delle sedute di dissezione fino a tutto il 400, con una rigorosa suddivisione di compiti fra il professore, che ex cattedra guidava lo svolgimento con la lettura e il commento di testi anatomici delle autorità storiche, soprattutto Galeno, assecondato dal demonstrator, che indicava in genere con una bacchetta o con le dita ai presenti quello che il docente spiegava, mentre la preparazione del cadavere era affidata a un prosector, chirurgo o barbiere che fosse. E il frontespizio di un'edizione del 1535 dell'Isa Goguet di Berengario da Carpi, professore di chirurgia presso l'Ateneo di Bologna, rappresenta una scena dissettoria con gli stessi tre personaggi: il magister con il libro, il demonstrator con la bacchetta, il prosector con il coltello. Ci sarà bisogno ancora di un ulteriore passaggio nei rapporti fra sapere teorico e sapere operativo, e soprattutto ci sarà bisogno dell'emergere di nuove esigenze epistemologiche all'interno del sapere medico-scientifico per compiere quel salto di qualità che porterà il Rinascimento a condensare in un solo protagonista le funzioni precedentemente segmentate. È l'immagine di Vesalio nel frontespizio del De Humani Corporis Fabrica che spiega, mostra, taglia al contempo. In fondo Vesalio porta a compimento una funzione insieme didattica e conoscitiva dell'anatomia come luogo al contempo dell'occhio e della mano, del vedere e del toccare, che alimentano quell'empirismo che dà nuova linfa all'epistemologia scientifica. E tuttavia non v'è dubbio alcuno che alla fine, con tutte le eccezioni e le riflessioni possibili di carattere estetologico o artistico, la straordinaria rivoluzionaria fabbrica di Vesalio rimaneva sostanzialmente collocata nel solco dell'anatomia medica. Un'opera di scienza medica forte di una contemporaneità fino allora sconosciuta,
che si rivolgeva al medico e al chirurgo, cui portava un contributo di conoscenze dimostrative, oltre che teorico-filosofiche, determinanti per l'esercizio professionale. Non ci potrà essere in futuro nessun medico, nessun chirurgo che non si sia formato sul trattato vesaliano. Quel che è certo è che non si trattava affatto di un testo di didattica dell'anatomia artistica, né di un elaborato rivolto alla formazione dell'artista secondo le tre finalità dell'Accademia, cioè dello studio del nudo, dell'anatomia e dell'antico. Anche se la trattatistica successiva saccheggerà abbondantemente e talora in modo scriteriato le tavole illustrate dell'opera di Vesalio. Siamo davanti piuttosto a un ipertesto, nel senso in cui ne parla Roberto Ciardi nella Bella Anatomia, capace di realizzare, cito, quella connessione di pensiero e di metodo, conoscere e vedere, indagare e rappresentare, guardare per immaginare, che aveva informato l'episteme a partire dal secondo 400. Ne usciva sottolineato, rileva ancora Ciardi, il valore di immediatezza icastica del disegno tratto dal repertorio anatomico che ne conservava in forma altra, non sottoposta al deperimento, la sostanziale identità scientifica. Poi certo, lo spessore dell'opera e la qualità artistica delle illustrazioni la rendevano compatibile con altri interessi, compresi quelli del pittore e dello scultore, così come potrebbero essere oggi le istituzioni di anatomia di un testù o di un chirurgi bucciante. Artisti i quali avevano necessità di acquisire conoscenze in ambito anatomico e che potevano farlo ammirando al contempo, aspetto questo non secondario, la ricerca del segno grafico e l'impronta creativa delle immagini. Perché questo porta in eredità il trattato di Vesalio, come porta in eredità il De dissezione del francese Charles Estienne, cioè la ricchezza delle tavole illustrative che corrispondono a un vero e proprio scire per effiges, quale nuovo modello conoscitivo, ossia mostrare sulla carta quello che può essere osservato sul tavolo dissettorio. Le immagini finiscono allora per essere il succedaneo del cadavere aperto, scorticato, sezionato, che continua ad apparire sulle incisioni come precedente giaceva sotto lo scalpello sul tavolo anatomico. E l'ostentazione intensiva dell'iconografia diventa componente assolutamente determinante sul piano della conoscenza testuale. E il lettore si fa spettatore di un'autentica messa in scena. Così funzionano le 63 tavole che accompagnano l'anatomia dipinta del Trattato di Estienne nell'edizione francese del 1546. Siamo davanti alla scenografia di personaggi viventi, figure animate, stilizzate, che si presentano in pose anche molto articolate e perfino innaturali, compiendo evoluzioni in un ambiente aperto en plein air, natura nella natura, attraverso scelte figurative che non nascondono un chiaro intendimento artistico. Tanto è vero che le tavole del secondo libro e quelle dei primi tre capitoli del terzo sulla dissezione di Estienne riproducono delle composizioni artistiche di affermati pittori italiani. Sì, Rosso Fiorentino, Perin del Vaga. Rosso Fiorentino che fu colui che introdusse il manierismo in Francia, dove soggiornò negli ultimi 10 anni della sua vita, dopo aver compiuto studi anatomici e aver addirittura preparato, secondo Vasari, una pubblicazione di anatomia illustrata, partecipò poi alla realizzazione del trattato di Estienne. E fu uno degli illustratori, assieme a Primaticcio e a Salviati, della traduzione latina degli scritti chirurgici attribuiti ad Ippocrate. Ovviamente la partecipazione degli artisti alla stabilizzazione dell'iconografia anatomica si realizzava sulla base del convincimento che l'illustrazione
svolge un ruolo essenziale nel dispositivo della conoscenza organizzata attorno alla percezione visiva, ma a condizione che le illustrazioni fornissero una rappresentazione del corpo conforme alla visione reale del corpo dissezionato. Condizione che pareva acquisita dal momento in cui il primato dell'occhio e dell'osservazione visiva per la restituzione esatta della realtà naturale era ormai principio conclamato ed elaborato dagli artisti stessi. Pittori e anatomisti finiscono per condividere sull'esperienza sensibile gli stessi valori. Cavallo di Troia dello sguardo dell'artista, l'illustrazione anatomica supera il puro bisogno didattico didascalico per riflettere su nuove problematiche come il movimento, ossia sulla fisiologia del corpo. Ma come gli artisti, anche la teoria dell'arte si interessava dei rapporti con l'anatomia, soprattutto puntando su due aspetti strettamente interconnessi, la forma e le proporzioni. Se nel De Statua Alberti sottolinea l'importanza delle conoscenze anatomiche, richiamando lo scultore ad osservare e comprendere la struttura di ogni parte del corpo e delle sue proporzioni intrinseche in relazione alle altre membra e al corpo intero, più approfondite paiono le considerazioni sull'anatomia nel De Pictura, servendosi per questo trattato del De Usu Partium di Galeno, all'interno della questione delle proporzioni del corpo umano, muovendo cioè dal disporre le ossa a fondamento, perché esse occupano sempre un fondamento fisico. Le ossa sono per Alberti il dato indeformabile del corpo, quindi esse vengono per prime e da tale indeformabilità il teorico desumeva il metodo compositivo che caratterizzava anche la sua teoria della figura umana. Se consiglia di partire dalle ossa è perché la loro stabilità consente di mantenere sempre una certa proporzione nella grandezza delle membra. E a partire da Alberti, spesso l'ordine di composizione della figura coincide per gli artisti con un percorso di rivestimento dello scheletro, e il procedimento costruttivo della figura risponde a una concezione strutturale che fa delle ossa principi generatori delle forme. Il corpo è visto anzitutto come struttura ossea, cioè un insieme solidale e armonicamente assemblato di ossa che comunica il suo ordine a ciò che lo avvolge, da dove l'assoluta rilevanza delle proporzioni, del sistema di misurazione e di grandezze relative delle parti. Ma di anatomia parlano pure i commentari di Ghiberti. Dopo aver collocato la disciplina fra le 10 arti liberali che l'artista deve conoscerne ed è averne padronanza, Ghiberti approfondisce poi l'utilità di ciascuna di esse. E a proposito dell'anatomia esordisce che bisogna aver visto delle dissezioni, perché lo scultore, volendo comporre una statua virile, sappia come l'osso sia disposto nel corpo umano e conosca i muscoli e tutti i nervi e le connessioni che esistono nel corpo. Per questo è importante, a parere di Ghiberti, la frequentazione delle fonti medico-anatomiche. Siamo di fronte a un radicale rinnovamento scientifico che procedeva in parallelo ad un analogo rinnovamento artistico nel quale convergevano riscoperta della classicità greca e latina ed esaltazione della natura. Particolarmente attivo a Firenze, dove tra l'altro fin dal 1387 lo statuto dell'università aveva previsto che il podestà mettesse a disposizione ogni anno 2-3 cadaveri di impiccati per le dissezioni necessarie agli studenti di medicina e che altresì gli artisti potessero disporre a volontà di cadaveri di poveri derelitti deceduti negli ospedali
della città, appositamente disponibili per lo studio della figura, ossia per l'analisi e la rappresentazione delle forme esterne del corpo, escludendosi l'autopsia interna. Passo questo assolutamente significativo, che riconosceva ufficialmente il nuovo ideale artistico, cioè la ricerca della verosimiglianza sull'esempio dei grandi modelli dell'antichità e la sua esigenza di guardare diversamente alle forme esterne del corpo quale percorso indispensabile per la corretta e naturalistica rappresentazione della figura umana nello spazio. Ovviamente gli artisti, in nome di connaturata trasgressione, non ci stavano al rispetto delle regole e avevano attivato una sorta di anatomia illecita parallela con la copertura dei priori compiacenti che fornivano cadaveri da dissezionare in tacito scambio con opere d'arte per la decorazione delle chiese. Così Masaccio, Donatello, Uccello dimostrano nella loro figurazione un verismo espressivo che dimostrava altresì un approccio nuovo e diverso all'anatomia umana. Per non parlare poi di Pollaiolo e Signorelli, che avevano posto al centro dei loro interessi artistici addirittura la ricerca sul cambiamento delle posizioni del corpo e dei relativi movimenti, esiti di moltiplicati studi di dissezione umana condotti in nome della conoscenza scientifica delle strutture interne del corpo, e passaggio preliminare indispensabile all'artista per esercitare la percezione visiva e tattile sulla rapida successione della dinamica corporea. Prende così consistenza quello che Ciardi definisce il mito dell'artista perfetto anatomista. Anche se, a ben vedere, proprio perché questi lavori sono molto spesso esiti di pratica dissettoria, si evidenzia ancora una maniera tutta chirurgica di trattare anche il disegno del nudo, come se il corpo disegnato avesse bisogno di venire scorticato per evidenziarne la struttura muscolare sottocutanea. Non si coglie infatti una regola discesa dall'osservazione del modello, ma piuttosto un'analisi derivata dalla dissezione del corpo, evidentemente non ancora metabolizzata, nel senso di mancante di una comparazione diretta e contestuale tra la morfologia del corpo vivente e il corpo anatomizzato. Atteso quindi che l'anatomia rispondesse alla logica dell'imitatio, nuovo imperativo della teoria dell'arte, e che fosse funzionale e necessaria alla pratica del disegno, Carlino individua ancora una terza risposta all'interrogativo iniziale: a cosa serve l'anatomia negli artisti italiani del XVI secolo? E che riguarda la collocazione dell'arte fra le arti liberali, sulla base delle strettissime connessioni tra funzione culturale del sapere anatomico e ruolo professionale dell'artista, nel senso che il carattere scientifico della ricerca anatomica, così come era stata riformulata dalla rivoluzione rinascimentale, e la sua pratica attraverso la dissezione per la corretta rappresentazione del corpo da parte dell'artista, elevava il sapere artistico ad arte liberale, perché fondato non più sul mero esercizio manuale previsto dalla tassonomia medievale, ma su nuovi diversi presupposti scientifici. Certo, a questa elevazione dell'arte dal livello tecnico-meccanico a quello intellettuale liberale, l'anatomia fa in qualche modo pandan con il sapere matematico. Fra le arti, infatti, vi è l'architettura, disciplina che implica la conoscenza delle matematiche. E a fortiori, a partire dai famosi esperimenti di Brunelleschi e soprattutto dal De Pictura di Alberti, le matematiche dimostrazioni si applicano anche alla pittura, che viene fondata sulla nuova teoria della prospettiva lineare piana, ossia del metodo razionale di rappresentazione grafica o pittorica dello spazio tridimensionale sul piano, in base a rapporti scientifico-matematici di commensurabilità e di proporzionalità.
Basta sfogliare il De Prospettiva Pingenti di Piero della Francesca per avere l'esatto quadro dell'importanza che la geometria viene ad acquisire nella composizione pittorica, al punto che si fa fatica a leggere il trattato di Piero come un saggio di pittura piuttosto che di geometria. E lo stesso Paolo Uccello, che rappresentava l'anima critica della prospettiva, nel senso che contestava la dipendenza della pittura dalle regole scientifiche della rappresentazione prospettica, rivendicando quindi l'assoluta libertà dell'artista, lo fa avendo però alle spalle una profonda conoscenza del nuovo metodo ordinatore dello spazio pittorico. Proprio sul fondamento scientifico della prospettiva, la pittura nel Rinascimento si legittimerà come arte liberale, svincolandosi dal novero delle arti meccaniche. Inoltre, i criteri di proporzionalità applicati alla rappresentazione del corpo umano nelle arti visive, ad iniziare da quello di Policleto, hanno a che fare con la scienza matematica, come dimostra il trattato delle proporzioni dei corpi umani di Dürer del 1532-34, che nel frontespizio dell'opera riporta il nome dell'autore definito pittore e geometra chiarissimo, nel senso di grande artista, ma anche di profondo conoscitore della scienza geometrica e prospettica, necessaria per costruire una teoria della proporzionalità del corpo funzionale alla sua rappresentazione pittorica. In definitiva, l'insistenza sulla necessità della conoscenza anatomica da parte dell'artista si connette strettamente e pragmaticamente anche ad una motivazione di legittimazione dell'arte, che l'anatomia, col suo appartenere al sapere scientifico codificato dalla nuova metodologia di ricerca rinascimentale, può garantire. Ma cambiamo scena. 1648, Parigi. Istituzione dell'Accademia Reale di Pittura e Scultura. La direzione viene affidata a Lebrun, pittore del re. A poco meno di un secolo di distanza dall'istituzione dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, ma sugli stessi principi di quella fiorentina, studio degli antichi, del modello vivente, dell'anatomia, nasce l'Accademia di Parigi. E il quadro che presenta Philippe Comart del primo secolo di vita dell'Istituto francese è quanto mai desolante. Parte un corso di studio con il modello vivente, inizialmente frequentatissimo. Ma la forma di apprendimento di un modello in posa fissa ben presto delude gli studenti. Finisce per essere un esercizio banale e ripetitivo, come banale e ripetitivo quanto insignificante risulta il modello. Le frequenze si diradano, l'esperimento fallisce. E se non è sufficiente porre una persona nuda su una pedana per imparare a rappresentarlo, come si deve disegnare la figura del corpo, si chiede Comart. Il modello deve stare in posa o muoversi liberamente? Si deve rappresentare secondo natura o secondo l'antico? Si impara disegnando dal gesso o studiando la struttura del corpo dal vero? E ancora, lo studio dal vero si realizza attraverso manichini, attraverso scheletri, attraverso cadaveri dissezionati o dalle statue dello scorticato o dai libri di anatomia? Il primo corso di anatomia del 1648 nasce male. Viene chiamato come docente il chirurgo Quatrul, che pianta subito una grana politica, rivendicando il diritto di parola nelle assemblee dei professori, diritto interdetto invece dal regolamento d'accademia. Solo 15 anni dopo, nel 1666, parte effettivamente il corso di anatomia del professor Quatrul, che si serve di modelli in gesso da cadaveri scorticati, delle tavole anatomiche di Vesalio e dello scorticato di Michelangelo.
ma gli vengono contestati due elementi portanti della didattica. L'approccio eccessivamente medico alla disciplina, che è ritenuto inutile alla formazione dell'artista, e lo scarso rilievo attribuito al disegno, che è di preferenza impostato sullo studio dell'antico. L'anno dopo appare un compendio di anatomia sistematica per le arti della pittura e della scultura del pittore Tortebà, che è lo pseudonimo di Roger Depil, anch'egli docente d'accademia. Testo forse poco originale, che riproduce per l'ennesima volta le tavole vesaliane, ma almeno si presenta come lavoro destinato alla formazione dell'artista. Seguono una serie di conferenze sull'anatomia promosse dall'Accademia. Il docente di anatomia ne svolge due, limitandosi a elencare le ossa e i muscoli che compongono il corpo, mentre le quattro conferenze tenute dallo scultore Aubier, che è il docente di scultura, richiamano da un lato all'osservazione dei modelli antichi e dall'altro invitano l'Accademia a creare un vero e proprio scorticato ad uso dell'artista, suggerendo altresì esercitazioni di pose parallele fra il modello vivente e il cadavere. Nel 1672 si preferisce affidare l'insegnamento dell'anatomia, piuttosto che a un medico, a un pittore, il quale lavora esclusivamente sulle ossa e pubblica proprio una sorta di dispense, raccolta sommaria delle lezioni di anatomia, nella quale è escluso completamente lo studio della muscolatura delle articolazioni, sostituita invece con lo studio dall'antico. E la precisazione è curiosa, onde evitare la maniera italiana, in particolare quella di Michelangelo, del nudo frutto della dissezione, preferendo lo studio dei modelli greci, soprattutto nelle statue più famose del Laocoonte e del gladiatore borghese. Nel 1716 poi torna un chirurgo alla cattedra di anatomia e in pratica ci si avvia verso una valutazione negativa della disciplina. Non è apprezzato lo studio delle parti anatomiche, che è sostituito appunto dallo studio dei maestri e dall'antico. Si contesta la ricerca anatomica finalizzata all'esattezza scientifica, che conduce semplicemente a riprodurre delle mere copie del modello, e soprattutto nuoce alla ricerca del bello ideale e del bello stile. In effetti, l'anatomia viene letta come avvio della subordinazione dell'arte alla scienza. Dalla rivoluzione rinascimentale del rapporto arte-scienza, garante del riconoscimento delle arti come attività intellettuali e liberali, si perviene alla frattura tra i due saperi, sul presupposto che la ricerca scientifica sia di ostacolo a quella artistica. E secondo il motto dell'ut pictura poesis, l'arte deve prendere a modello la poesia con cui la comuna una medesima finalità, cioè l'interpretazione e la traduzione delle passioni umane, assegnando assoluto primato all'espressione. Eppure, fuori dall'Accademia, le cose non sono andate esattamente così. Anzi, alla fine del XVII secolo si è raggiunto l'apice del rapporto di collaborazione arte-anatomia con l'illustrazione delle tavole anatomiche dell'anatomia Humani Corporis di Bidlou da parte del pittore Gérard de Lairesse,
che introducono una nuova atmosfera nel trattato dell'anatomia scientifica, dal quale è scomparsa la scenografia del paesaggio naturalistico, sostituita da una teatralizzazione ben più realistica e spoglia, un drappeggio, una corda, delle spille che introducono l'idea del supplizio, con la cordicella che lega le mani della donna scorticata che mostra i piani superficiali dei muscoli del dorso. Sicché, anche sulla scia del successo delle tavole del trattato di Bidlow, la collaborazione artista-anatomista diventa addirittura una necessità editoriale, con l'artista che è diventato molto di più di un semplice illustratore, giacché partecipa ai trionfi delle tavole scientifiche attraverso l'elaborazione di scelte espressive che attraggono un vasto pubblico. Ma quando nel 1741 viene pubblicato un testo dello scultore del re Bouchardon sull'anatomia necessaria per uso del disegno, e viene utilizzato un bassorilievo di uno scorticato per imparare a modellare la muscolatura del corpo, dall'Accademia si ratifica il rifiuto dell'anatomia, che deve restare subordinata allo studio del modello vivente e in sua funzione. A queste condizioni viene nominato nel 1746, un secolo dopo la fondazione dell'Accademia, un nuovo docente d'anatomia, Jean-Joseph Sue Senior. Cambiamo ancora scena e trasferiamoci a Firenze. Siamo nel 1784. E il Granduca Pietro Leopoldo ha deciso di procedere a riformare le istituzioni che presiedono al sapere artistico. Abolisce l'Accademia delle Arti del Disegno, sostituendola con un'Accademia di Belle Arti pubblica e gratuita per la formazione dei giovani che intendono dedicarsi all'arte. Cardini della riforma leopoldina sono la semplicità e la chiarezza a servizio di quella prassi che risponde all'idea di cultura non quale esercizio sterile della mente, ma piuttosto come elaborazione e produzione di intelligenze operative, esito dell'equilibrio di ragione ed esperienza. Da qui la centralità del fare, base e garanzia di professionalità, con conseguente eliminazione di tutte quelle sovrastrutture che possono risultare d'intralcio all'operatività. Eppure, nonostante questi principi, o forse proprio in forza di essi, nel regolamento dell'istituita Accademia dei Belle Arti del 3 ottobre 1784 non compare l'anatomia. Vi sono le scuole di disegno, colorito, intaglio in rame, scultura e grottesco, e di nudo, architettura, composizione. Ma non vi è traccia alcuna dell'anatomia, probabilmente ricompresa nello studio del nudo, del disegno, della figura. Pare quasi che l'illuminato Pietro Leopoldo abbia condiviso e fatto suo il monito di Diderot del 1781, secondo cui lo studio profondo dell'anatomia ha più sciupato artisti di quanto non ne abbia perfezionati, prima di concludere che è ben pericoloso andare a guardare sotto la pelle. Fatto sta che si dovrà attendere che la Toscana passi direttamente sotto il governo francese tra il 1808 e il 1814, per ritrovare una successiva riforma dell'Accademia, che nei nuovi statuti del 20 giugno 1807 ricomprende l'anatomia. Vi si legge infatti: trovando necessario che i giovani che si dedicano alla pittura sublime sappiano l'anatomia degli ossi, dei muscoli, proporrei alla maestra vostra di approvare
che l'anatomico dell'arcispedale di Santa Maria Nuova desse nell'arcispedale medesimo, ove si può convenientemente trattarsi questo studio, delle lezioni per un mese all'anno a sua scelta, adattandole peraltro alle cognizioni degli artisti che fossero in grado di approfittarne. Dunque anatomia sì, ma evitandone uno studio troppo spinto secondo i dettami dell'estetica neoclassica, preoccupata delle derive dello studio eccessivo dell'anatomia che rischierebbe di forzare i principi di equilibrio e di grazia che devono accompagnare l'arte. Mentre, a forza di voler rendere le carni viventi, gli artisti si abbandonano alla dissezione dimenticando di rivestire le loro figure con l'epidermide, commenta Beauchamp. Anatomia sì, non in accademia, ma nell'ospedale, dove si trova un teatro anatomico in cui si praticano le dissezioni per l'insegnamento degli studenti di medicina. E dal 1809 l'anatomico toscano Paolo Mascagni, medico, filosofo, naturalista, viene nominato prima professore di anatomia, fisiologia e chimica all'Università di Pisa, quindi docente in quella di Firenze e all'Accademia di Belle Arti. Ma una precisazione importante è contenuta nelle disposizioni statutarie, che l'anatomia sia adeguata alle cognizioni, cioè alle conoscenze degli studenti dell'Accademia, intendendo con ciò porre un distinguo fra l'anatomia medica propria dell'insegnamento nella facoltà di medicina e l'anatomia pittorica, questa è la denominazione dell'insegnamento di Mascagni, a servizio della formazione degli artisti in Accademia. È una puntualizzazione fondamentale che aveva importanti ripercussioni negli sviluppi successivi dell'anatomia nell'Ottocento. A fronte di un passaggio chiave consumatosi nel XVIII secolo fra il sapere anatomico come modello culturale incardinato nel Rinascimento italiano e le nuove frontiere che in Francia avevano visto la nascita della trattatistica anatomica per gli artisti, con il conseguente rinnovo della concezione dello studio anatomico destinato all'arte. E se l'anatomia finisce per occupare una posizione centrale nel dibattito dell'estetica neoclassica, restano ancora il dubbio e l'ambiguità sulla nascente anatomia per le accademie, se cioè essa debba ricomprendersi fra l'anatomia tout court, insegnata da un anatomista o da un chirurgo, o debba trasformarsi ad hoc, e semmai in quale direzione, per rispondere alle specifiche esigenze della formazione accademica. È ormai acclarato che, nonostante i tentennamenti e le criticità subiti dalla disciplina nella Reale Accademia di Pittura e Scultura di Parigi fino alla prima metà del Settecento, tuttavia l'immagine anatomica conosce nel paese transalpino una diffusione senza precedenti, anche a motivo di un livello di perfezione ineguagliato, e suscita un interesse crescente negli artisti e non solo, al punto da diventare l'anatomia il crocevia del dibattito scientifico, artistico, estetico e didattico del secolo. Nel 1747 esce a Leida la serie di 12 tavole dello scheletro e dei muscoli del corpo umano di Bernard Siegfried Albinus, anatomista, medico e chirurgo tedesco, illustrate dal pittore e incisore olandese Jean van der Laar. Le tavole rappresentano una trasformazione capitale dell'iconografia anatomica e seppur non rompono con lo spirito dell'illustrazione vesaliana, con gli scorticati e gli scheletri messi in scena entro un contesto decorativo, tuttavia qui il contesto diventa un vero e proprio fondale scenico, atto a creare un'atmosfera fantastica da vera e propria opera d'arte, con lo scorticato dal portamento quasi aereo che ha dismesso l'effetto drammatico e retorico mentre cammina in un giardino mescolato a curiosità botaniche e faunistiche.
un rinoceronte catturato e portato in Olanda nel luglio del 1741, dà una vena quasi esotica alla composizione. Ma straordinaria è la precisione descrittiva dell'anatomia, col modello osseo disegnato a grandezza naturale, anche per evitare effetti distorsivi legati al rimpicciolimento dell'immagine. Si tratta di un ulteriore aspetto della rivoluzione iconografica avviata da Vesalio. Il successo delle tavole è dimostrato dalle riedizioni che si susseguono in pochi anni, 12 a Londra, 5 in Francia, mentre alcune illustrazioni finiscono ad accompagnare la voce anatomia sull'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. E seppur polemiche continuano ad alimentare la legittimità della dissezione quale strumento necessario alla ricerca artistica, tuttavia la rivoluzione francese fa propria e autorizza l'implementazione della pratica dissettoria e autoptica, che promuove la produzione e veicolazione delle immagini anatomiche sempre più perfezionate, che vanno ad alimentare quella cultura dell'inventario che prende sempre più piede in Francia, nella Francia del Settecento, e che sul versante scientifico trova il corrispettivo nei gabinetti anatomici e nelle scuole di ceroplastica in cui eccelle l'Italia. Sì, perché il passo successivo è il transito di queste illustrazioni dalla bidimensione alla tridimensione, dal disegno inciso alla forma plastica. Così, con la collaborazione di Paolo Mascagni e Clemente Susini, nel febbraio del 1775 apre i battenti il Museo di Fisica e Storia Naturale della Specola, diretto da Felice Fontana, cui fa pandan a Bologna l'archiginnasio di Ercole Lelli. L'Accademia di Firenze, riformata alla francese, ritrova docente di anatomia Paolo Mascagni, che già nel 1787 aveva pubblicato la storia e iconografia dei vasi linfatici del corpo umano, esito ultimo delle ricerche scientifiche condotte sul tema, corredata da 27 tavole e 14 illustrazioni. La docenza nell'università e nell'Accademia Fiorentina suggerì a Mascagni il progetto di una grande anatomia del corpo umano, con la rappresentazione completa e complessiva a grandezza naturale di esso nelle vedute antero-posteriore, con la documentazione della disposizione stratigrafica delle strutture anatomiche dall'esterno all'interno, secondo il metodo dissettorio, corredata da un ricchissimo apparato di tavole e disegni affidato all'incisore Antonio Serantoni. Ma l'improvviso decesso impedirono la realizzazione della mastodontica opera. Nel 1816 vede comunque luce a Firenze, a cura del fratello e nipote del Mascagni, l'anatomia per uso di studiosi di scultura e pittura, accompagnata da 15 tavole anatomiche illustrate da Antonio Serantoni, di cui l'Accademia possiede una copia. La situazione di precarietà in cui fino al 1746 versa l'Accademia Reale di Pittura e Scultura di Parigi pare invece una svolta positiva con la nomina del professor Xu Senior alla cattedra di anatomia. È un chirurgo, è vero, ma si interessa di arte. E nel discorso sulle ossa, redatto per i suoi allievi, si allinea subito sulle posizioni neoclassiche, privilegiando lo studio dell'osteologia sulla miologia, perché, argomenta il docente, l'anatomia dovrebbe limitarsi quasi esclusivamente all'osteologia, dal momento che lo studio dello scheletro alimenta le teorie classiche della simmetria e delle proporzioni, e soprattutto non influisce direttamente sulla resa dell'opera d'arte, laddove per contro viene discreditato lo studio dei muscoli e del tessuto adiposo, che incidono direttamente e pesantemente sulle forme corporee esterne, assoggettate così a variabili infinite che inducono ad un approccio realistico in cui si annidano le derive di volgarità e di grossolanità. Sarà anche la posizione di Ingres che, mentre detestava l'anatomia, tuttavia sosteneva lo studio dell'osteologia come la scienza autentica necessaria all'artista. Quando poi uscirà sull'enciclopedia
l'articolo sul disegno, si desume un non celato tentativo di minimizzare il ruolo dell'anatomia nell'insegnamento del disegno, mantenendo il suo studio al di fuori dell'ambito artistico, onde eliminare il corpo nella sua evidenza carnale e putrescibile, prediligendo quello del modello vivente e delle statue antiche. Nel 1792 prende in mano la guida dell'insegnamento d'anatomia alla nuova École des Beaux-Arts di Parigi, Jean-Joseph Sue Junior, figlio del precedente, che imposta il piano didattico su due livelli: lezioni dal modello vivente presso il Louvre e dissezioni anatomiche presso l'ospedale della Carità, dove lui lavora. Ma ben presto ottiene dal governo giacobino la possibilità di edificare un vero e proprio anfiteatro anatomico in Accademia, permettendo così di riunificare i tre principi ispiratori della Reale Accademia del 1648, dal corpo vivente del modello al cadavere ai modelli della classicità. Così la dissezione diventava strumento didattico per la formazione artistica, che permetteva di penetrare nel fascino della profondità del corpo e carpirne i segreti della vita. Eppure di lì a poco qualcosa era destinato a cambiare in Francia, e guarda caso non all'École des Beaux-Arts. È un approccio all'anatomia che imprime una svolta rivoluzionaria alla disciplina quando, nel 1829, viene pubblicato il volume di Pierre-Nicolas Gerdy, Anatomia delle forme esteriori del corpo umano, cui segue nel 1845, da parte di Julien Faux, la pubblicazione di un'omonima opera. Sono queste due opere chiave che contribuiscono in qualche modo a riscrivere l'identità di una disciplina accademica che dal 1845 verrà specificamente definita per la prima volta come anatomia artistica, proprio da Julien Faux nella prefazione dell'opera. La pubblicazione, costituita da un testo e da un atlante di 24 tavole illustrate, intendeva completare, anche sotto il profilo metodologico, il precedente lavoro di Gerdy. E poco importa che né l'uno né l'altro provengano dai ruoli accademici. Addirittura Gerdy, professore di anatomia, fisiologia e chirurgia della Facoltà di Medicina di Parigi e membro delle più importanti società scientifiche francesi del periodo, sarà respinto come docente all'Accademia di Parigi, e in alternativa deciderà di organizzare un corso di anatomia per artisti presso le sale della facoltà, dal quale discende la sua più importante pubblicazione. È quella di Gerdy, ripresa e conclusa poi da Faux, un'opera, dicevo, rivoluzionaria. Siamo davanti ai primi trattati di analisi del modello vivente, destinati a orientare decisamente l'anatomia verso la formazione della figura dell'artista, distraendola da quell'attenzione alla dissezione e all'approccio eccessivamente medico che in pieno clima illuministico erano già stati duramente contestati proprio da Diderot. Per sottolineare piuttosto l'importanza del rilievo morfologico nell'osservazione e nello studio dal vero del corpo umano vivo, al fine di costruire una sorta di dettagliata cartografia del corpo. D'altronde, se l'Ottocento non è stato propriamente il secolo dell'anatomia, giacché il sapere anatomico descrittivo si era costituito compiutamente già nei tre secoli precedenti, con un'accelerazione particolare nel Settecento, che è stato invece il periodo della pubblicazione dei grandi trattati, e se tuttavia l'Ottocento viene storicamente considerato, per voce unanime, secolo chiave per la conoscenza dell'uomo, che viene letteralmente braccato senza sosta dallo sviluppo delle scienze,
Se il corpo umano si trova trascinato al centro di approcci scientifici e metodologici diversi per via di nuovi strumenti di ricerca, diventando in questi nuovi contesti oggetto di una vera e propria frenesia di indagini in funzione di una sua definitiva volgarizzazione, un motivo forte dovrà pur esserci. È sufficiente comparare le modalità con le quali viene presentata la medesima voce anatomia sull'enciclopedia e sul grande dizionario Larousse, l'una summa del sapere settecentesco, l'altra nuova proiezione della conoscenza ottocentesca. Nel primo caso vengono dapprima evidenziati i destinatari dell'anatomia: medici, chirurghi, filosofi, magistrati, pittori e scultori e infine ogni persona. E poi presentato il quadro storico dell'evoluzione della disciplina, ma nella piena consapevolezza di essere di fronte a un blocco unitario del sapere anatomico, al punto che la disciplina ingloba in sé anche l'antropologia. Nel secondo invece si insiste sulla specializzazione scientifica della disciplina, i cui destinatari non possono che essere in possesso di competenze mirate e il cui carattere rigorosamente normativo viene integrato dalla diversificazione delle diverse branche che proprio nell'Ottocento fanno la loro comparsa, dall'anatomia dello sviluppo all'anatomia applicata, dall'anatomia topografica e funzionale a quella comparata fino all'anatomia artistica o plastica. Pierre-Nicolas Gerdy è pioniere di questo nuovo percorso basato sullo studio delle forme, delle proporzioni, dei movimenti più o meno complessi al contempo culturale e didattico-pedagogico a partire proprio dal piano del metodo. E nell'introduzione al suo trattato il medico francese definisce un nuovo ambito dell'anatomia quando la si consideri nella sua applicazione alle belle arti, precisando quale debba essere il piano da seguire nella descrizione delle diverse parti e delle diverse forme del corpo, e determinato al contempo l'utilità della scienza delle forme esterne per le belle arti. La proposta di Gerdy verte sul fatto che la conoscenza anatomica venga insegnata come metodo per imparare a vedere ed osservare. Essa è un supporto della visione, aiuta a cogliere la trasparenza della pelle, mostrando all'intelligenza dell'artista le forme della superficie del corpo per ricordare le parti nascoste dal velo che le ricopre. Le forme non sono più risultati della struttura interna delle diverse sezioni anatomiche, ma oggetti di conoscenza visiva dell'intero corpo umano. In ciò sta il ribaltamento del punto di vista abituale assunto dagli anatomisti e che Gerdy ratifica nel piano di lavoro illustrato nell'avvertenza che introduce il trattato sulle forme esterne del corpo, sfidando in qualche modo anche la coerenza logica applicata fino ad allora dalla trattatistica, che metteva in sequenza lo studio delle ossa, delle articolazioni, dei muscoli, eccetera. In questo caso invece si parte anzitutto dalla descrizione delle forme esterne del corpo e dalla loro spiegazione anatomica. Si prosegue con l'esposizione delle differenze che queste forme presentano in relazione all'età, ai sessi, ai temperamenti, alle costituzioni corporee, ai climi, agli stati di riposo o di movimento, alle passioni che le modificano, per concludere infine con la descrizione delle ossa, delle articolazioni, dei muscoli, delle vene, eccetera. E conscio della novità, degli intenti destinati a incidere profondamente sullo statuto epistemologico dell'anatomia plastica, Gerdy introduce un'altra innovazione nella struttura compositiva del trattato, il cui testo è accompagnato da un registro di note così denso e così organizzato da costituire un vero e proprio paratesto. Julien Faux, l'altro collega che prosegue e porta a conclusione l'opera di Gerdy, di cui condivide ovviamente contenuti e metodi al punto da adottare per il suo trattato lo stesso titolo di quello del predecessore, usa nell'introduzione parole che richiamano direttamente al rapporto tra l'arte e la
scienza. La scienza non ha mai avuto la pretesa di dettare legge alle belle arti, si assicurino gli artisti. Essa piuttosto si limita ad offrire loro delle conoscenze, la cui necessità e utilità appaiono incontestabili. Non temo di affermare che di tutti gli studi ai quali debbono dedicarsi pittori e scultori, il più importante è quello delle forme del corpo umano. Vi sono due modi per studiare le forme, l'imitazione servile del modello o lo studio analitico del corpo. La prima, tutta meccanica, non lascia lo spirito dell'allievo che delle deboli impressioni destinate ad essere cancellate, mentre la seconda, basata sull'osservazione e il ragionamento, produce una conoscenza duratura e resiste ai capricci dell'immaginazione. Non è sufficiente saper copiare più o meno esattamente un disegno accademico, già che è questo un lavoro di pura manodopera. Bisogna invece che l'allievo possa risalire alle cause, scoprire l'origine delle forme che gli intende riprodurre. In una parola, deve essere in condizione di scomporre per ricomporre. Allora solamente sarà capace di rappresentare con naturalezza l'opera della natura. Guidato dall'ispirazione e dal ragionamento, non romperà mai i limiti del vero. Prego. Sì. Mi avvio a concludere il giudizio espresso da Faux sul suo metodo. Finiva per coinvolgere ovviamente anche il sistema dell'anatomia adottato dall'Accademia di Belle Arti di Parigi. E d'altra parte, se le opere di Guerdy e di Faux testimoniano l'indizio di un cambiamento di prospettiva attraverso l'anatomia, proprio di quel rapporto arte e scienza che sarà raggiunto soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, ecco che all'artista scienziato del Rinascimento, la cui immagine emblematica è quella di Leonardo, si sostituisce ora lo scienziato artista della cultura positivistica, dove ancora una volta Leonardo funziona da emblema, ma in termini rovesciati, come modello di chi ha fatto del dominio dell'arte un nuovo campo di investigazione per la scienza. Grazie.